Traiano, Tiberio, Ottaviano, per tutto il pomeriggio. In compenso, gli archivi sono bruciati. È stato il provvedimento più intelligente che il mio ministro degli interni abbia promulgato in tutta la sua carriera. E che dolore per gli storici, maestà! Ma no, figuriamoci. Inventeranno delle fonti storiche molto migliori dei nostri archivi. Ed ora, portatemi il Catullo, a meno che la principessa non se lo sia già impacchettato. E difatti, maestà, se l'è già impallato. Pazienza, ne faremo a me. Vedrò di ricordare qualcosa del Catullo. D'altra parte, un buon verso non si dimentica mai del tutto. Un verso di Catullo. E adesso portami una coppa di vino, Flavia. Vostra maestà preferisce del vino di Palermo o di Siracusa? Ah, di Palermo. Bisogna sempre bere quello che c'è di meglio di questi tempi. Maestà, del vino di Palermo è rimasta soltanto questa bottiglia, annata 70. E allora, lasciala qui in tavola. Su. La madre della patria desidera parlare con la vostra maestà. Che venga. E porta via uno dei candelieri, non ne ho più bisogno. Va bene, maestà. Sono venuta a parlarti per l'ultima volta. Sei in abito da viaggio, mia cara. Ci imbarchiamo per la Sicilia, questa notte stessa. Allora, avete trovato un peschereccio? No, una zattera. Non è un po' troppo pericoloso? Restare sarebbe ancora più pericoloso. E allora, ti auguro buon viaggio. Non ci vedremo più per molto tempo, probabilmente. Non ci vedremo mai più. Per conto mio sono decisa a continuare anche in Sicilia la guerra contro i Germani, a qualsiasi costo. La resistenza a qualsiasi costo è quanto di più assurdo si possa immaginare. Tu sei sempre stato un disfattista. Ma no, valuto semplicemente il pro e il contro. Sarà anche un gran bel gesto, ma che frutta. No, non si dà ancora fuoco a un mondo che è perduto in ogni caso. Tu dunque non vuoi che Rea sposi questo Cesare Ruff? No. E non vuoi neanche venire in Sicilia con noi? Imperatore, non fugge. Bada che ci rimetterai la testa a restare. E allora non è un buon motivo per perderla fin d'ora la testa. Romolo, sono ormai più di 20 anni che siamo sposati. Acrimili, con questo macabro ricordo. E ci fu un tempo in cui ci amavamo. Ma sai benissimo, quello che dici è una bugia. Ma tu dunque mi avresti sposata soltanto per diventare imperatore? Esattamente. È una cosa simile a dirmela così, come se niente fosse. Ma certo, il nostro è stato un matrimonio tremendo. Ma io non ho commesso neanche per un istante il crimine di lasciarti delle illusioni sulle motivazioni per cui ti ho sposato. Io ti ho sposato per diventare imperatore, così come tu mi hai impreso in marito per diventare imperatrice. Io vengo da una delle più nobili e antiche famiglie romane. Tu sei figlia dell'imperatore Valentiniano e di una schiava. Io sposandoti ho nobilitato la tua nascita. E tu?
Mi hai procurato la tomba. Tu hai il dovere di venire in Sicilia con me. Noi dobbiamo restare uniti. Io non ti devo assolutamente niente. Tu hai avuto da me tutto quello che volevi quando sei diventata imperatrice. Non hai il diritto di rinfacciarmelo questo. Del resto, abbiamo fatto tutti e due la stessa cosa. Ah no, fra la mia azione e la tua c'è un abisso. Tu mi hai sposato perché sei ambiziosa. Tutto quello che tu fai, lo fai per ambizione. E va bene, possiamo anche parlarci sinceramente, perché non dovrei riconoscerlo? È vero, io sono ambiziosa. Del resto per me non esiste altro al mondo che il concetto dell'impero. E l'ultimo grande imperatore Giuliano era un mio proavo ed è una cosa della quale io vado fiera. E tu, cosa sei invece? Nient'altro che il figlio di un patrizio squattrinato. Ma anche tu ambizioso, altrimenti non saresti riuscita a diventare imperatore di un impero universale, ma saresti rimasto lo sconosciuto, la nullità che eri un tempo. La necessità mi ha spinto a diventare imperatore. Quello che per te era un fine, per me era soltanto un mezzo. Io, se sono diventato imperatore, è stato per concretare la mia concezione politica. Una concezione politica tu? E quando mai ne hai avuta una? Nei 20 anni del tuo regno non hai fatto altro che mangiare, leggere, bere, allevare polli. Non hai mai varcato il cancello di questa villa, non ti sei mai recato nella tua capitale e le finanze del tuo impero sono completamente prosciugate. La tua unica abilità consiste nello sconfiggere con la tua ironia ogni pensiero che miri ad abolirti. Perfino nella pazzia di Nerone o nella megalomania di Caracalla c'era più senso politico che nella tua passione per le galline. La tua unica concezione è la tua pigrizia. Appunto, la mia concezione politica è quella di non fare nulla. Ma per questo non avevi mica bisogno di diventare imperatore. Ti sbagli. Soltanto da imperatore la mia nazione poteva avere un senso. Se un privato poltrisce, questo non ha alcun effetto politico. Ma se è l'imperatore che poltrisce, allora è tutto lo Stato che è minacciato. Finalmente, hai cominciato a capire le motivazioni della mia inazione. Ma è assurdo, nessuno può negare la necessità dello Stato. Ma io non nego la necessità dello Stato, io nego la necessità del nostro Stato. Col tempo era diventato un impero universale che praticava apertamente l'assassinio, l'oppressione, le ruberie ai danni degli altri popoli. Per liquidare l'impero non avevo altro mezzo che quello di diventare io stesso imperatore. Sei pazzo? Oppure è tutto il resto del mondo che è pazzo? Ho scelto questa seconda alternativa. Ma tu dunque mi avresti sposata al solo scopo di distruggere l'impero romano? Con quest'unico scopo. E dal principio alla fine del tuo regno non hai fatto altro che pensare alla distruzione di Roma? Esattamente. È con piena coscienza che hai sabotato ogni possibilità di salvare l'impero. E hai fatto la parte dello stupido e del cinico mangione per pugnalarci alle spalle. E mi hai ingannata in tutti questi anni. Ma di piuttosto che sei tu che ti sei ingannata nel pensare che io fossi come te, avido di potere. Ma era il tuo conto ad essere sbagliato. E il tuo conto torna invece. Roma è prossima alla fine. Tu hai tradito Roma. No. L'ho condannata. Sono la Cesare. La coppa è vuota, Flavia. Vieni. Ma tu stai tremando, Flavia. Vostra Maestà non permette che si parli della situazione militare. Esattamente. Sai benissimo che te l'ho proibito. Io della situazione militare parlo soltanto col mio barbiere. È l'unico che ci capisce qualcosa. Ma i Germani hanno preso capo, maestà. E allora, non è un buon motivo per rovesciare dell'ottimo vino di Palermo. Mi perdono. Ed ora, vai pure a riposare. Va. Sua Altezza la Principessa Rea desidera incontrare Vostra Maestà. Fai entrare mia figlia. Vieni, figlia mia, siedi vicino a me, mi volevi parlare. Roma è in pericolo, padre mio. Ma cos'è questa storia che tutti vogliono parlarmi di politica? A terra notte.
quando c'è tanto tempo domani, è mezzogiorno. E di che cosa devo parlare allora? Ma di cosa può parlare una figlia a mezzanotte con il proprio padre, bambina mia? Parlami di quello che ti è più caro. Roma è quanto odi più caro. Allora, non ami più Emiliano, che pure hai aspettato tutti questi anni. Ma sì che lo amo, padre, per più della mia stessa vita. E allora, parlami di Emiliano. È lui quello che conta adesso e non un vecchio impero, ormai sfacelo. Padre, lascia che sposi Cesare Ruff. Per Cesare Ruff? Mi è simpatico, perché ha un sacco di soldi, ma le sue condizioni sono inaccettabili. Ma egli può salvare Roma. È proprio questo che non mi piace in lui. Un industriale che vuole salvare l'impero. Nel migliore dei casi è pazzo. Ma non c'è altro mezzo per salvare la patria. Ah, allora abbiamo la scelta fra il capitalismo e la catastrofe. E non mi sembra che l'una cosa sia molto migliore dell'altra. Non puoi sposare Cesare Ruff se ami Emiliano. Bisogna che lo lasci per servire la patria. Ma la patria, innanzitutto. Ma vedi, tu studi troppo le tragedie, figliola. Perché? Non dobbiamo forse amare la patria più di ogni altra cosa al mondo? No, non dobbiamo amarla più di una persona che ci è cara. Anzi, è proprio della patria che dobbiamo diffidare. A nessuno riesce così facile uccidere come la patria. Sappi, Irea, che è molto più grande. È difficile restare fedeli a una persona piuttosto che allo Stato. Ma non è uno Stato di cui stiamo parlando, ma è la patria. Lo Stato si fa sempre chiamare patria quando si accinge ad assassinare. Sei ingrato verso la tua patria, padre. Non è vero. È solo che non voglio essere come quei genitori delle tragedie, eroici, che per giunta danno anche il buon appetito allo Stato quando si accinge ad uccidere i propri figli. Dabinetta era sposa Emiliano. Se torno da lui, mi ripudierà di nuovo. Ormai non mi ama più. Ama soltanto Roma. Roma e là. E allora non gli rimarrà altro che il tuo amore. Ho paura. Impara a vincere la paura. È l'unica arte che ci possa servire ancora in questi tempi. Ed ora, va, addio. Non mi vedrai mai più. Perché, padre? I Germani mi uccideranno. È il mio segreto. Sacrifico Roma, sacrificando me stesso.